Conte verrà consegnato da Alberto Scozzi, altro vicepresidente, no, vicepresidente vicario nazionale dei veterani dello sport. Ecco qua Alberto Scozzi che ci raggiunge. E dunque siamo a dicembre, ha conquistato il titolo tricolore nei pesi super massimi professionisti. Sul ring del Palasport di Rezzano ha superato Paolo Vitus in un combattimento che l'ha visto imporsi in modo netto ai punti su un pugile esperto come Vitus, che era campione italiano nel 2002. Modugno, assistito a bordo ring dal maestro Maurizio Zennoni, ha conquistato un altro successo per la società parmigiana guidata da Adriano Guareschi. E allora un applauso per l'atleta della Box Parma, Matteo Modugno. Allora, sono tuo amico, tu devi avere un grandissimo talento, perché riuscire, nonostante il tuo maestro, a ottenere questo grande risultato vuol dire che sei davvero un grande talento. Ovviamente sto scherzando, sei un prodotto davvero molto importante della Box Parma, insomma, società che tutti gli anni forma dei grandi campioni, abbiamo grandi aspettative. Sì, tutti gli anni otteniamo buoni risultati qua alla Box Parma, infatti io sono cresciuto a Torino e mi sono trasferito a Parma 3 anni fa proprio per questa palestra qua, e negli ultimi 3 anni ho fatto un balzo in avanti enorme, tant'è vero che io sono arrivato qua che ero un dilettante e nell'arco di 2 anni sono passato professionista e ho conquistato il titolo. E adesso? Adesso si continua a fare degli incontri per accumulare esperienza, che in questo sport è fondamentale per arrivare in alto e soprattutto per non farsi male. E poi speriamo, adesso guardiamo, non diciamo niente, il mercato europeo, però ancora presto, adesso è ancora presto per andare in Europa. Comunque ci guardiamo, complimenti davvero.